Consegniamo l'area di risveglio, l'unità di risveglio e l'area di emergenza, due aree molto critiche, ma che ci rendono orgogliosi perché dopo due anni, grazie alle risorse dateci dal governo Musumeci, finalmente riusciamo a dare un'area decorosa, dignitosa ai nostri pazienti. Ma soprattutto è il segno del cambiamento di un'azienda che ha già programmato un investimento tecnologico con risorse proprie e con risorse europee e insieme a un reclutamento di altissime professionalità che è già in itinere porterà questa azienda a posizionarsi su un mercato che la renderà competitiva con tutte le aziende pubbliche del territorio siciliano e nazionale. 16 posti letto, ma soprattutto apriremo la Smart Room, che è dove abbiamo acquistato con fondi propri dei robot che daranno la possibilità a questi pazienti che accogliamo da tutte le terapie intensive della Sicilia, la possibilità di un recupero precocissimo e che li metterà in condizione di rimetterli in piedi il più velocemente possibile. Questa è la sanità 4.0, noi ci stiamo organizzando già con un'informatizzazione di tutto l'istituto, ma è un lavoro lento, è un lavoro che ha bisogno di tempo e ha bisogno anche di investimenti sulla tecnologia, ma sicuramente il futuro che noi immaginiamo di questo ospedale è un futuro collegato sul territorio e con la possibilità di portare dentro l'ospedale solo i pazienti peracuti che ne hanno necessità e che ne hanno bisogno. Questi sistemi robotici che sono provvisti di pedane sensorizzate e quindi consentono di valutare l'intenzione del paziente permettono di fornire una quantità di esercizi in modo che si possa raggiungere più rapidamente e più facilmente un recupero funzionale. Sono i pazienti affetti da gravi cerebrolesioni acquisite. La grave cerebrolesione acquisita viene determinata o da un trauma cranico, come spesso accade nei ragazzini che vanno in moto, oppure per un'emorragia cerebrale, oppure per un arresto cardiaco e quindi temporaneamente c'è un mancato arrivo di ossigeno al cervello e questo determina dei danni enormi, ecco perché grave cerebrolesione, che però fortunatamente per le caratteristiche intrinseche del cervello si può ottenere un recupero da moderato a molto, molto consistente. Un ulteriore arricchimento di una struttura, quella Fondazione Giglio di Cefalù, che grazie anche ad una ritrovata regolazione gestionale ed amministrativa è secondo me in condizione di esprimere ancora tante potenzialità che restano ad oggi inespresse. Faccio riferimento agli investimenti ulteriori che potranno avere luogo in esito alla favorevole conclusione ed approvazione di progetti di ricerca per oltre 40 milioni di euro. Ha le carte questa fondazione per poter diventare, in forza della normalità gestionale che finalmente la caratterizza e in forza delle risorse disponibili, un punto di riferimento reale della sanità siciliana che a me piace guardare, ove fosse possibile, in un'ottica di integrazione e di estensione euromediterranea. Oggi si va in medicina verso nuove formule di diagnosi e di terapia, si va verso un approccio transdisciplinare che evidentemente impone nuovi modelli formativi, ma soprattutto la continuità dell'aggiornamento professionale. Fa piacere a me, anche a nome del Presidente della Regione, essere qui oggi a Cefalù, che è stato e continua a essere uno dei punti di maggiore riferimento per la sanità della Sicilia occidentale. Ricorderà chi ci ascolta che il governo della regione ha adottato tra i primi suoi atti un atto di indirizzo che aveva come obiettivo quello di dare nuova linfa e nuova vita alla Fondazione Giglio di Cefalù. Devo fare i complimenti al nuovo presidente che nelle nuove funzioni anche di direttore generale sta imprimendo la giusta spinta per far sì che questa struttura possa diventare di riferimento di un'area importante del nostro territorio. La regione sta facendo tanto in punto di innovazione, la digitalizzazione attraverso il piano della sanità digitale è uno dei punti importanti. Io che cerco di seguire un po' tutto quello che accade in Sicilia, vado spesso sulla pagina Facebook della Fondazione Giglio, ne seguo gli aggiornamenti e vedo anche i commenti dei cittadini. Mettere assieme attraverso i nuovi strumenti di comunicazione il desiderio dei cittadini e la capacità dei professionisti è un punto di qualità importante che deve essere esportato in tutta la Sicilia. Possiamo dire che questo
questo modello, il modello della Fondazione Giglio, è un modello vigente e da poter realizzare anche altrove.